Il Milan ha battuto 5-1 la Sampdoria in uno degli anticipi della 36esima giornata del campionato di Serie A. A San Siro i rossoneri di Pioli hanno reagito all'eliminazione della semifinale di Champions League travolgendo i blucerchiati di Stankovic. Ultimi in classifica e già retrocessi. Festival del gol aperto da Leao al nono dopo una giocata di Diaz. Quagliarella ha equilibrato la sfida al 20esimo, il pareggio è durato solo 3 minuti. Al 23esimo, infatti, Giroud ha trovato il gol di Serrat di testa su sviluppo di corner, ripetendosi al 29esimo su calcio di rigore. Dopo l'intervallo, la rete di Diaz porta vuota e la tripletta di Giroud hanno completato il tabellino. Il turno si era già aperto venerdì 19 maggio con Sassuolo-Monza, finita 2-1 per il Monza, proseguito sabato con Cremonese-Bologna alle 15. Gli emiliani hanno battuto la Cremonese per 5-1. Alle 18 Atalanta-Verona è finita 3-1.